Jessica, trono classico. Jessica Antonini ha scelto Davide Lo Russo. La tronista Jessica Antonini ha stabilito un record all'interno di Uomini e Donne. Infatti, il suo è il trono più veloce della storia del dating show di Maria De Filippi. A riportare le anticipazioni ci ha pensato il vicolo delle news, svelando che nello studio 6 del centro Helios c'è stato un vero e proprio colpo di scena. Fin dalla prima vola che si sono visti i due, non si sono mai tolti lo sguardo di dosso e i telespettatori di Canale 5 si sono resi conto che tra loro si era immediatamente instaurato un feeling. Per tale ragione la ragazza ha deciso di sceglierlo e in questo modo avranno più tempo fuori dal programma di approfondire la loro conoscenza. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. Colpo di fulmine nel dating show di Maria De Filippi. Nella nuova registrazione di Uomini e Donne avvenuta sabato 19 settembre 2020 c'è stato un vero e proprio colpo di scena. Infatti, mentre gli altri tre tronisti Gianluca De Matteis, Davide Donadei e Soie Codegoni sono alle prese con loro corteggiatori, Jessica ha già effettuato la sua scelta. Infatti la Antonini, che è rimasta particolarmente colpita da Davide Lo Russo, che ha una forte somiglianza con l'attore turco Kanyaman, ha deciso di uscire dal dating show con lui. Una decisione presa sul momento, visto che la redazione non era organizzata, di conseguenza non sono scesi i tradizionali petali rossi sulla coppia che si è appena formata. Niente petali rossi per la scelta di Jessica e Davide. Stando agli spoiler forniti dal blog Il Vicolo delle News, la tronista Jessica Antonini ha fatto la sua scelta, ma purtroppo nello studio di Uomini e Donne erano assenti i petali rossi. Tutto il pubblico, ma anche il parterre presente, è rimasto senza parole per quello accaduto. Era palese che tra i due c'era molto complicità e che prima o poi sarebbero usciti insieme, ma la gente non si aspettava così presto. In poche parole, tra lei e il corteggiatore Davide Lo Russo c'è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Dopo il sì del ragazzo non ci sono stati baci tra Jessica e Davide, naturalmente, ma non sono mancati gli abbracci affettuosi. Segui Controcultura su Instagram, clicca qui.